Ok ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su Age of Empires 4. Oggi gameplay di Age of Empires, ma col commento. Questo è un replay che guarderemo insieme. Direi di rivelare subito la mappa, così andiamo anche un po' a spiare il nostro avversario che aveva i mongoli, mentre io gioco con i cinesi. I cinesi, che a quanto pare sono tra i più difficili, perché sono una fazione a tre, una civiltà a tre stelle, quindi la difficoltà massima. Solo a me piacciono le sfide, chi è qui da un po' nel canale lo sa bene. E quindi li sto giocando parecchio ultimamente. Questo video è di qualche giorno fa, quindi. Cioè, scusate, il replay è di qualche giorno fa, quindi certe cose che vedremo sicuramente non sono ottime per il cinese e quant'altro, perché sono migliorato nel frattempo, o almeno ho capito altre cose, poi metterle in pratica è tutt'altra cosa. Però, in tutto questo, adesso fase iniziale, chiaramente stiamo facendo cittadini qua, grazie a Age of Empires, ci possiamo vedere anche cosa stiamo fa fabbricando, comunque reclutando, costruendo, eccetera. Cittadini a gogo all'inizio, perché con i cinesi una cosa che ho capito, o meno una cosa che secondo me è giusto fare, è concentrarsi tanto sopra l'economia. I cinesi devono fare anche tante torri, che hanno tutto un sistema loro particolare quando si sale, si passa all'età successiva e quant'altro. I mongoli so che sono nomadi, possono spostare vari pezzi della loro città in giro, vari edifici e quant'altro. Certe cose sono abbastanza rotte pure, ma sono anche loro una fazione molto gettonata. In ogni modo, qui ho semplicemente mandato due tizi alla legna, due all'oro. In questo modo dovrei avere 200 di oro in relativamente poco tempo per passare all'età successiva. Il legno qui ci servirà poi per le caserme e quant'altro. Ben presto, no, sto giro non l'ho fatto, ma i cinesi hanno un ufficiale imperiale che permette di riscuotere le tasse dagli edifici intorno, in giro per la nostra città. Quindi quello è anche. Non so bene ancora come utilizzarlo di preciso, però pian piano ci sto arrivando. Sto provando varie strategie, perché una cosa che ho notato è che, diciamo, la fazione di base gioca in un modo, però, diciamo, ci possono essere anche dei modi alternativi di giocare in base anche al nostro avversario. Qui chiaramente con l'esploratore di base andiamo a cercare le pecore, perché più pecore abbiamo e più ritardiamo, diciamo, la costruzione di fattorie. Ogni fattoria costa 75 di legno, quindi tipo fai 10 fattorie, 750 di legno, soprattutto nelle fasi iniziali. Prima, beh, all'inizio, la prima era sicuramente no, ma la seconda età, così diciamo quel legno può essere sfruttato per altro. Infatti il nostro avversario è un po' più lento perché lui comunque ha perso quei 10 secondi per muovere questo centro città che praticamente è inizialmente un carretto mobile, quindi è iniziato qui, lui si è mosso qui dopo per appunto sfruttare il centro città e raccogliere le risorse in modo più veloce. Però arriverà anche lui. Noi punteremo molto a loro, perché con i cinesi bisogna arrivare un po' in late game a quanto ho capito, perché hanno molti vantaggi in termini di tecnologia da ricercare per l'unità che utilizzano la polvere da sparo, quindi sono tutte cose da late game. Sì, l'artiglieria già da mid game, sì, però poi bombarde in late game, oppure comunque hanno i cannonieri che sono da late game e costano pure una cifra, però sono quelle unità che con i cinesi possono fare la differenza. Poi chiaramente si parte con la dinastia Tang, quindi la dinastia iniziale ci permette di avere più visione con il nostro esploratore, quindi esplorare all'inizio è fondamentale per risparmiare, anche comunque avere un vantaggio. Poi vedete, ogni dinastia ha vari vantaggi, diverse unità, diversi tipi di edifici, e non si possono. Le unità si possono sbloccare alla fine, tutte quante con la via dello spirito, ma gli edifici no, quindi bisogna anche ragionare in questo modo, passare una certa dinastia in un determinato momento della partita per sfruttare i vantaggi di quella dinastia, gli edifici e quant'altro, per poi passare a un'altra dinastia e sfruttare altri vantaggi. Quindi, i cinesi sono un po' una cosa che non ho ben capito dei cinesi della dinastia Song. A parte il villaggio, ok, però diciamo non capisco se i Zhuge Nu possono essere utili in late game, quindi forse qualche strategia particolare di rushing potrebbero esserlo. In ogni modo, qui continuiamo a ricercare. Sto facendo un po' una overview della fazione, almeno per quello che ho capito io, perché non sta accadendo tanto, quindi forse qualche parte la tagliamo, perché 56 minuti di partita sì, ma molti sono anche di preparazione e combattimento. Io ho preparato un mulino, così che contiamo con produrre cibo nel momento in cui qui finiremo le pecore. In realtà sarebbe cosa buona e giusta forse reclutare un ufficiale imperiale, che arriverà fra poco, e metterlo sul mulino. Perché gli ufficiali imperiali, oltre a scuotere l'oro, possono anche potenziare, diciamo, degli edifici. Penso possono sia aumentare la velocità di reclutamento, tipo delle caserme, ma non ho mai provato quello onestamente. Però sicuro possiamo metterli sui mulini o le aree minerarie per aumentare l'efficienza e la quantità di risorse depositate dai cittadini, diciamo. Quindi può essere molto utile microgestire gli ufficiali imperiali.
ogni modo, vediamo un po' le risorse. Abbiamo qui il pannello così da avere una overview. Qui possiamo anche chiudere per ora. Allora, come vedete lui è avanti con le risorse, però ovviamente lui deve ancora passare di età. Io sono già alla seconda età e adesso sto già lavorando su altro. Ben presto non ricordo cosa faremo. Vediamo cosa fa il nostro avversario. Lui lavora molto sulle pecore. Da quanto so io, i mongoli sono molto più veloci a raccogliere cibo dalle pecore. Mi pare abbiano anche degli edifici specifici che producono un tot di pecore ogni minuto. E in tutto questo, dicevamo, allora, sì, non sono più riuscito a raccogliere dalle pecore, però comunque non è un nostro problema. Ben presto, ora sto cominciando a costruire degli alloggiamenti, quindi magari aumentiamo anche un po' la velocità in questa fase di produzione, insomma. Qua l'alloggiamento e area di tiro con l'arco, ok, evidentemente perché sapevo che avevo fatto cavalleria, perché loro hanno i Mangudai, che sono unità molto rompimaroni, che sono gli arcieri a cavallo, praticamente. Qui vabbè, l'esploratore che sta passando, persino il loro esploratore attacca con l'arco mentre corre. E quella è una particolarità dei mongoli, gli arcieri a cavallo che possono lanciare e scoccare le frecce anche mentre sono in movimento. Qui infatti sto creando un mix di arcieri e lancieri, che non so se sia proprio la scelta giusta. Però sapevo che lui aveva creato la scuderia, quindi diciamo, mi aspettavo un'unità di cavalleria nel caso lui volesse venire a razziare e quant'altro. Io ho costruito la Porta del Sole, che in realtà dovrei costruirla in mezzo alle mie 200 città, anche se in questa partita, se non ricordo male, non costruirò un secondo 100 città. Cosa giusta, cosa sbagliata, non lo so. Diciamo, durante la partita mi sono trovato meglio in quel modo, ma probabilmente un secondo 100 città sarebbe servito non poco. Aumentiamo a più 2, per 2 così da velocizzarci un po'. Ora ovviamente il mio focus è molto sopra la linea, perché dobbiamo costruire parecchio, fra alloggiamenti, baracche, caserme e quant'altro. Soprattutto però mi sto preparando anche al passaggio alle fattorie. Quindi ricordo, ogni fattoria sono 75 di legno. Quindi abbiamo bisogno pian piano di costruirle, di crearle, in modo tale poi da avere una costante raccolta di cibo una volta che i cespugli saranno finiti. Anche se qua abbiamo ancora delle pecore. Più 20. Ah, più 20 ne creano in due, che okay, ho detto, mio Dio, quando raccolgono più 20. Qui comunque ho deciso di andare per la dinastia Song, quindi abbiamo il tempo di produzione di abitanti di villaggio almeno 35%. Ecco, forse per questo non ho fatto città effettivamente. Perché mi sono detto, passo la Song, ho la velocità di produzione dei cittadini del villaggio, degli abitanti. Di conseguenza, un secondo 100 città forse era un po' overkill. E probabilmente ho scelto la dinastia Song anche per gli Zhuge Nu, visto che comunque sono molto forti contro le unità non corazzate. E diciamo, i loro arcieri a cavallo e la loro cavalleria iniziale non hanno corazza. Quindi probabilmente è stata anche una scelta giusta. Anche se non penso vedremo chissà che combattimenti in questa fase. E tutto sarà molto late game. Io non sono andato per i raid, per il razziare. E anche lui ora ha creato qualche unità, ma non mi pare arriverà in tempi brevi. Comunque vedremo, perché ribadisco, non ricordo bene la partita. Tu, questo nostro ufficiale adesso raccoglie 11 di oro. Qui cosa c'è? L'esploratore. Ok, qui lui mi ha sgamato la rotta commerciale. Poi probabilmente fra poco comincerò a muovermi anche per proteggerla. Anche i mongoli penso abbiano dei vantaggi dalle rotte commerciali con i mercanti. Per adesso. Ok, l'ha creato proprio adesso. L'albero d'argento. Cosa fa? Fugge dal mercato, costruire i mercanti 50% più velocemente a meno 50% del costo in oro. Ok. Molto interessante. Sì, è uno delle loro. Ecco, qua ho cominciato a costruire il legno. Vedete, ne ho poco, ma 750, praticamente quasi 750 se è andato via solo con queste fattorie. Infatti, questi li mando a costruire un mulino, perché il legno mi servirà anche per altro. In questo modo ho cominciato a costruire delle fattorie, ma allo stesso tempo non sto usando solo il legno solo per le fattorie. La gestione delle risorse è molto importante in questo gioco, in qualsiasi RTS, immagino. Con i cinesi, la cosa diciamo difficile, addio esploratore, è capire come muoversi, perché hanno tanta scelta, ma allo stesso tempo forse troppa scelta, e quindi si rischia di perdersi. Qua hanno fatto un piccolo raid sulla sua rotta commerciale, errore fatale. In realtà qualche mercato l'ho fatto fuori, ma lui le fa veramente a bizzeffe col costo inferiore. E qui mi sa che lui non so come mi sgama e viene ad attaccarmi. Forse è stato fortunato. Diciamo che con la cavalleria comunque avrebbe sgamato a prescindere, anche se fosse andato da quest'altra parte.
Purtroppo lì le mie truppe non avevo neanche la minima speranza. Me ne sono accorto anche dopo che in realtà mi stava attaccando. Comunque, il momento in cui ho visto, diciamo, vedendo il bicchiere mezzo pieno, grazie a quel sacrificio, ho visto quanta cavalleria lui avesse. E di conseguenza ho cominciato a costruire la mia muraglia cinese in tutti i sensi. Perché una cosa che amo molto fare i cinesi è chiudermi, diciamo. Anche che hanno vantaggi con la dinastia Ming, tipo col corpo di guardia della grande muraglia, mentre il 100% la vita delle torri, delle mura e quant'altro, cose del genere. Quindi i cinesi secondo me devono lavorare molto su quello. Mi piace molto giocarli sulla produzione e la costruzione di mura, e poi ovviamente punto alle unità con la polvere da sparo, perché sono quelle che fanno la differenza, soprattutto in termini di artiglieria e non solo. L'artiglieria cinese fa paura, ecco. Non hanno il mangano, ma hanno tipo, come si chiama, il nido d'api, che è praticamente una specie di Katyusha del passato, mettiamola così. Spara dei missili, tipo 8 missili a botta, e fa danno ad area. I cinesi hanno molte unità che fanno danno ad area, fra il nido d'api, i lancieri a cavallo, come si chiamano, non mi ricordo, i lanciere da fuoco e i granatieri. I granatieri sono unità che faccio molto poco, probabilmente perché sbaglio io, diciamo, ma solitamente perché mi trovo a gestire le risorse in altro modo e a creare altro. Diciamo che i cannonieri sono la mia unità preferita dei cinesi, quello poco mi assicuro. Qua per il rotto della cuffia sono riuscito a costruire questo muro, perché se non ci fossi riuscito lui sarebbe entrato, avrebbe cominciato a fare dei danni, non dico assurdi, ma non ero praticamente pronto a difendermi, quindi sarebbe stato forse, non dico game over, ma quasi. Qui vedete, vi date il momento in cui lui comincerà con queste unità, beh, fammi fuori gli abitanti lì e pazienza. Però praticamente lui comincia adesso a stare qui fuori, fisso, e sarà una partita in cui io sarò quello assediato e lui sarà l'assediante, si dice assediante, non lo so, comunque colui che attacca, ecco, l'attaccante. In realtà, quella la cavalleria leggera non è che abbia fatto molto danno con gli Zugenu. Faccio 4 di danno, ma sono ancora quelli base. Gli 7 di... No, 0 corazza. Non è granché in termini di danno, effettivamente. È vero che sparano più veloci, che praticamente è una balestra a ripetizione, quindi... Però non so, forse se li sviluppassi un po' di più posso già farlo, volendo. Forse avrei dovuto puntare sull'unità veterana di Zugenu. Non lo so. Sono cose che dovrei ancora testare. E lui continua a girare alla ricerca di non so cosa. Forse cercava qualche barco, ma io ho costruito il muro tutto attorno alla mia base. Ho i Zugenu pronti ad andare sulle mura nel caso ci sia bisogno per contrastarlo. E sto costruendo qui qualche torre giusto per tenere a bada nel caso cercasse di venire a fare qualcosa, insomma. Ovviamente stavo prestando attenzione anche a utilizzare la pietra, perché non ne ho tanta, come vedete in questo momento, e ne avremo bisogno per costruire altre cose, magari altre mura, comunque le fortezze, visto che ci sono anche dei potenziamenti interessanti nelle fortezze per i cinesi. Mettiamo un po' per due. Nel frattempo ho aumentato il numero dei miei mercanti, anche se non ne ho ancora tantissimi, ma questo perché con i cinesi ho altre fonti d'oro, come gli ufficiali imperiali. In questo caso vanno più 20, però posso, una volta che sviluppi i trami imperiali, raccolgo più 40 a botta da ogni edificio. Le caserme pure chiedono tasse, diciamo, quindi a furia di fare unità un po' di oro si recupera. È effettivamente interessante, recupero oro creando unità, perché penso qui l'oro delle tasse aumenti nel momento in cui crea un'unità. Ora lo vedremo subito, aspettiamo questo Zugenu veterano, ecco pure l'ho fatti veterani. Vediamo quando esce quanto oro produce. 8 di oro, quindi praticamente consumo 30 e ne guadagno, mi ritornano 8, quindi praticamente ogni unità a mio Zugenu costano 22 di oro in realtà. Questo è effettivamente interessante, non ci avevo pensato. Ogni mia unità, se è all'interno del daggio dell'Accademia Imperiale, dico l'alloggiamento, comunque l'edificio di reclutamento, costano oro, costano meno oro in realtà, che non ci torna subito in tasca, perché c'è bisogno riscuoterlo con l'ufficiale imperiale. Però tecnicamente paghiamo meno. Effettivamente interessante, è un aspetto da tenere molto in considerazione. Quindi nel frattempo lui si sta preparando con un'orda, sostanzialmente. Interessante come lui stia facendo soltanto cavalleria.
io mi sa che so, infatti sto facendo i fanti, le guardie da palazzo, più che altro perché sono più versatili, nel senso che in questo momento io non so che lui ha solo cavalleria, se ne ha tanta, ma potrebbe fare anche altro, giusto? Noi adesso abbiamo ovviamente la mappa, la riveliamo tutta, ma durante la partita non sapevo questi dettagli. Quindi queste unità non sono forti contro i cavalieri, ma resistono, almeno a quello che ho notato, e allo stesso tempo posso far male alla fanteria, perché comunque puntavo di far fuori molte delle sue unità con la fanteria leggera, avendo il muro a nostro favore, le torri e quant'altro, le fortezze che sto costruendo, per esempio. Voi considerate che qui ho messo il palazzo imperiale che ci dà grande visuale. Addirittura riesco a vedere metà del suo esercito qua giù. Questo è importantissimo. Mi ci trovo da Dio a mettere quel palazzo imperiale vicino alle mura, perché veramente dà una visione importante, soprattutto durante gli assedi e quant'altro. Però noi per adesso noi non ci interessa. Continuiamo a vedere. Nel frattempo possiamo apprezzare il suo esercito di mercanti. Questo sarebbe stato carino da razziare, da attaccare. Però, diciamo, la sua risposta difensiva è molto rapida, perché ha tutta un'unità di cavalleria. E allo stesso tempo, io non è che avessi un esercito gigantesco. Da questo punto di vista, forse ho peccato un po', visto che ha dovuto fare molte più baracche, in realtà, aree di tiro con l'arco, queste cose qui. Alle volte non ho ben gestito neanche il reclutamento, che vedete qui mi sono fermato, forse perché voglio passare però all'età imperiale, perché effettivamente fra poco avrò risorse per l'età imperiale. Avevo dovuto sfruttare il mercato per passare molto più velocemente, per comprando un po' di cibo, però vabbè, sono cose che durante la partita non è semplice gestire, perché ci sono 10.000 cose da fare in questo gioco. Aumentiamo due per, quello lui cosa sta facendo? Raccolta cibo. Laboratorio d'assedio, ok, fra poco lui ne sta facendo anche. Addirittura 6? Ok. Non so se sia una cosa giusta da fare, onestamente. Vedete qua lui può smontare. A livello di assedio non ha niente di particolare con i mongoli, a quanto vedo. Vedo roba abbastanza basilare, trabucco a trazione, mangano. Siamo noi che abbiamo la roba buona, diciamo. Che però non l'abbiamo ancora costruito perché sono un idiota io, ma quello è un altro discorso. Anzi, allora. Lui penso fabbricherà. Recruterà un bel po' di armi d'assedio. Ok, assi isolati per aumentare la velocità. Un trabucco. Perfetto. Noi qui abbiamo costruito il corpo di guardia della Grande Muraglia. Quindi siamo passati all'età imperiale grazie a questa costruzione che offre 100% di salute ai mura di pietra dei cancelli. E le truppe vicine sulle mura infliggono più 50% dei danni. Il che è interessante. Il punto è che qui il muro era talmente lungo, la nostra muraglia era talmente grande, che diciamo lui potrebbe vedere questo e semplicemente dire: ok, ti freghi, io attacco dall'altra parte così ti annullo il bonus. Purtroppo quello dipende anche un po' dalle mappe. In questo caso forse avrei dovuto costruire il muro qui, per esempio, magari qui. Però diciamo il problema persiste a prescindere, insomma. Però vabbè, diciamo che passando all'età imperiale, c'è comunque un bonus che vale ovunque, quello del più 100% di salute alle torri e alle mura di pietra. Quindi almeno metà bonus ce lo becchiamo. Infatti ogni mio muro ha 7.000 di vita adesso e poi penso che si possa addirittura migliorare ancora di più. Vedremo. In ogni modo, ora penso che si stia preparando per il primo assalto. Cosa abbiamo? Un bel po' di trabucchi a trazione, dei mangani e tanta cavalleria. Solo armi da serie cavalleria lui praticamente. Qui mi sa che lui ha failato miseramente perché infatti non si è accorto. Avessi avuto dei cannonieri qui avrei fatto fuori almeno un trabucco, perché i cannonieri fanno un male cane alle armi d'assedio. Eccolo che arriva. E lui sta preparando a sfondare il muro. Purtroppo non posso fare nulla a riguardo. Anche non c'è niente, a parte le torri, non c'è niente che possa mettere sulle mura che possa contrastare le armi d'assedio. Quindi qua sono costretto ad attendere che lui sfondi il muro per entrare, insomma. Però ero attrezzato, vedete, abbiamo cominciato a fare i nostri cannonieri. Abbiamo le guardie del palazzo per tankare, un bel po' di zughe nughe mi sono rimasti da prima, che in realtà non. Oddio, vedremo, che adesso 6 di danno, continua a non essere tanto danno, però ribadisco che sono balestriere a ripetizione, quindi chiaramente danno un po' inferiore a causa di ciò. Proprio nido d'api. Questo è quello che spara 8 colpi, 8 missili e fa danno ad aria, che è molto utile. Quelle sono molto molto buone. Cannoniere a go-go. Qua non ho ancora aumentato il numero di alloggiamenti e quant'altro, il che non è buono. Anche che le risorse le avevo, avrei potuto costruire qualcosa per, diciamo, velocizzare il reclutamento delle mie unità militari. Vedete, lui
fra mangani e trabucchi, comunque ci sta mettendo 8 mesi a buttare giù un pezzo di muro. Però va bene così per noi. Sarebbe stato carino qui avere una fortezza qua. Infatti Pazzo Imperiale avrei potuto metterlo magari da altrove. Però vabbè, qua avevo due fortezze, avevo questo lato coperto, qui avevo messo tutto apposta. Adesso comincia il primo attacco. E i zucchini in realtà stanno facendo un male cane, o sbaglio? Ecco qua il Neo Darby che sta sparando. Vedete come vanno giù come niente grazie ai cannonieri. E purtroppo ho perso un nido d'api, però diciamo mi ha dato il tempo di distrarlo abbastanza da poter far fuori tutte le truppe e risparmiare i cannonieri che sono molto costosi. Anche il nido d'api in realtà è costoso, però quello è un altro discorso. Il primo attacco l'abbiamo sventato. Tra l'altro c'è anche una tecnologia che ci permette di risparmiare sui nidi d'ape. Solo che non trovo l'edificio in questo momento. Comunque ci sono modi per, diciamo, risparmiare risorse. Qui il primo attacco l'abbiamo respinto, però lui già si stava preparando per una seconda. In realtà no. Cioè lui ha attaccato senza mantenere una produzione costante di unità. Quindi qui mi ha dato un bel po' di tempo per prepararmi, insomma. Infatti ora sto reclutando il nuovo. Io sapevo che in realtà i cannonieri avrebbero fatto la differenza. Perché vedete, lui qua sfonda un muro, praticamente si crea quel choke point nel quale, che posso sfruttare io bloccando la sua avanzata con cavalleria o fanteria. Nel frattempo ammazzare le sue unità con i miei cannonieri, le mie unità a distanza, comunque l'artiglieria. Considerando che i dapper fanno danno ad aria, se loro si bloccano qui praticamente faccio un sacco di danno. Soprattutto con due di dapper, cioè lo splash damage è molto molto figo da quel punto di vista. Infatti qui ne ho fatto un terzo addirittura. Ecco qui, eccolo qui. Qua c'è una ricerca. Si vuole 25% il costo. Però una cosa figa di cinese è questo. Il fuoco di artificio ovviamente è 20% della gittata dell'unità dotata di polvere da sparo. Il che è chiave perché soprattutto il late game fra artiglieria e menate bare è importante. In questo caso di tue difendiamo mettendo uomini sulle mura. Comunque mentre loro entrano attraverso il muro distrutto abbiamo molta più gittata con i nostri cannonieri. Comunque con tutte le unità dotate di polvere da sparo. Che include anche le cose d'assedio. Punto di domanda. Se vi ricordassi come sono fatti gli edifici vari, forse sarebbe meglio. Allora, eccolo qua. Cosa dice? Vediamo. Mentre vieni a gettare le unità dotate di polvere da sparo. Quindi anche in unità per queste cose qui. Mio Dio. Molto utile. Però è costoso. Cioè questa è tutta roba costosa, ragazzi. Cioè, non mi si vengono a dire che ci sono P. Perché per arrivare a questo punto forse la cosa migliore per sconfiggere i cinesi è non farli arrivare a questo punto, voglio immaginare. Perché la loro forza è proprio nel late game, essendo tutti concentrati sopra, avendo molte cose concentrate sopra la polvere da sparo. Perché non c'è polvere da sparo in early game. Sì, in mid game diciamo possiamo avere geni di dape, ma non abbiamo i cannonieri per esempio. Comunque io ho sbagliato, avrei dovuto creare molte più caserme e quant'altro. Soprattutto perché le mie unità, in primis i cannonieri, sono lenti a reclutarsi. Ci mettono... Quanto ci mette a reclutare un cannoniere? 35 secondi. Lo Zug 22 secondi, 15 secondi, 22 secondi. Quindi ci mette, ci mette quei 10-13 secondi in più rispetto alle unità di base più classiche, diciamo. E non è poco, ecco. Lui comunque, lui ha continuato ad andare... Sempre per cavalleria, però vedete sta preparando lancieri a cavallo pesanti. Molti meno arcieri a cavallo, perché effettivamente su arcieri a cavallo contro le mie unità corazzate non penso facciano granché, insomma. Però mi meraviglia non abbia mai fatto fanteria fino adesso. Io facevo un po' di tutto, giusto per, perché tanto tutto quello che mi mandavo corpo a corpo era per bloccare l'avanzata e fare finire il lavoro con le mie truppe dalla distanza. Ecco, qui finalmente ho costruito anche l'altra fortezza, perché effettivamente durante quell'attacco me l'ho accorto che qui è tutto protetto, ok, ma se lui entra e viene di qua non ho più la protezione delle fortezze. Quindi in questo modo lui ovunque va
praticamente viene anche colpito dalle fortezze. Le mie fortezze fanno 52 di danno con i cannoni a mano. Ce ne sono ben 3 cannoni a mano, vedo. Comunque questo qua è un danno assurdo. È molto potente. Le torri fanno 93 con la spingarda, però. Mi domando se il cannone a mano come tipo di arma faccia più danno rispetto alla spingarda. Cioè, la spingarda è ottima contro le unità d'assedio. È anche molto buona contro unità tipo cavalieri. Ho visto che molti li utilizzano contro i francesi per shottare praticamente la cavalleria francese e cose simili. Però immagino che il cannone a mano sia molto più efficace contro vari tipi di unità, tipo fanteria, soprattutto unità magari non corazzate. I cannonieri invece fanno male ovunque, fanno 50 di danno. In realtà qui siccome avete tre cannonieri che sparano, visto fa fuori 52 cannoni a mano, i cannonieri fanno cannone a mano 50. Sono 2 di danno in più, ogni fortezza sono 3 cannonieri. Ok. Qua finalmente sto facendo, ricercando i fuochi d'artificio. Anche addestramento di carica è utile per le bombarde. In questo caso le bombarde non le abbiamo utilizzate perché bersagli ostinati non ce n'erano. Non c'erano elefanti, cose simili. Non abbiamo assediato, quindi costruzioni. Andare contro le costruzioni non ci serviva. Allora lui sta preparando al secondo attacco. Praticamente è stato un gioco di difesa della muraglia. Un po' unni contro Cinina, ma. Ecco che arriva con molte più armi d'assedio. Lui ora sta cercando di fare molti più mangani, immagino. Questi sono tutti mangani, sì. Tanti mangani, solo mangani, niente trabocchi sto giro. La spingarda, 3-4 colpi per uccidere uno dei suoi lancieri a cavallo d'elite. 45 di danno, boia. Gli acerei veterani fanno 11 di danno, però fanno 29 di danno contro la cavalleria, perché sono specializzati ovviamente. Qui, perché ho sparato il cervo? Non lo so neanch'io. Perché ho sparato un cervo lì? Non lo so. Ma non importa. Lorda d'oro. I mangani sono decenti a distruggere le mura. Certo, non sono forse efficaci quanto i trabucchi, ma in gran numero ci mettono ben poco. In ogni caso, le mie mura penso adesso siano ancora 7000 di vita, ok. Comunque, se vedete come lui non stia attaccando dove c'è il corpo di guardia, però vabbè, è anche normale. Qui ho posizionato i nidi d'ape in modo tale che, vedete, sto i parenti ingaggiando da tre lati differenti. Anzi, addirittura la cavalleria vado fuori per attaccare i mangani dopo. Quindi lui non appena entra verrà attaccato da varie zone e in più i nidi d'ape faranno il loro lavoro, diciamo, protetti dalle fortezze e quant'altro. Vedete il danno d'area è assurdo. Qui sto facendo fuori i mangani con i cannonieri, questo ci mettono veramente poco, è un sacco di splash damage che tolgono il mio avversario. Qui purtroppo avrei dovuto avere qualcosa da proteggere effettivamente in Nidape. Però vabbè. Diciamo lui nel frattempo si è concentrato sulla fortezza, ma gli ho fatto fuori tutte le sue armi d'assedio e quant'altro, quindi ora lui è abbastanza spoglio, insomma. Che poi in realtà mi ha fatto fuori l'esercito, però ho tre fortezze con i cannoni a mano che fanno un mare devasto. Le spingarde che shottano gli arcieri a cavallo. Molto utile anche quello. Ah no, non gli shottano, due colpi ci vogliono. Aggiunta potenziale di questa struttura. Ah, quindi potenzialmente posso aggiungere sia spingarda che il cannone, effettivamente. Quindi potenzialmente se arrivo a quattro cannoni è una spingarda. Wow. Sono danni, Vedete, i cannonieri ci mettono veramente poco a far fuori le armi d'assedio. E siamo riusciti anche a contrastare la seconda ondata. E lui sta preparando una terza. E ricostruisco il muro, non importa. E vedete, adesso le mura mi hanno 9100 di salute. Quindi devo aver ricercato qualcosa, non ricordo cosa. Però qui rimane il problema di aver dovuto fare. Guardate quanta legna ho. In realtà qui sto portando la meraviglia. Quindi avevo già 3000 di legna.
stipata. Avrei dovuto costruire. Ora lo sto facendo. Non so perché è una scuderia. Avrei dovuto, secondo me sarebbe stato meglio creare altre aree di tiro con l'arco e forse concentrarsi sulla fanteria. Perché a questo punto io avevo capito che lui stava facendo solo cavalleria. Quindi avrei dovuto fare almeno altre due aree di tiro con l'arco, altri due alloggiamenti per reclutare cannonieri. Qua c'è un sub-raid ai miei lavoratori che stavano minando l'oro. Anche se ho perso qualcuno, ma ormai non era un problema. Diciamo che i danni. Ops, la mia bottiglia è esplosa. Diciamo che i danni che mi stava recando qui erano ben pochi, insomma. Qua sto costruendo un'altra torre giusto per proteggere i lavoratori nel caso lui tentasse di fare la stessa cosa un'altra volta. Perderà 2-3 unità. Questo povero lanciacavallo è stato stordito dalla ferocia della guerra, non lo so. Addio. Comunque, zero problemi. Comunque, si diceva, avrei dovuto creare e costruire altre due aree di tiro con l'arco, altri due alloggiamenti, ovviamente, per aumentare la velocità di reclutamento di picchieri o guardie del palazzo e cannonieri, specialmente. Che i cannonieri sono stati chiave, ragazzi. Questa partita, veramente, i cannonieri hanno fatto una strage. Cannonieri in nido d'ape, che non sto ancora reclutando. Purtroppo lì, cioè, ho in nido d'ape, anche se con questa ricerca, comunque, senza, sono 300 di oro e 300 di legna. Quindi 3 nidi d'ape sono 900 di legna e di oro. Non è poco. Lui qua sta cercando di distruggermi torri e quant'altro. Mi ha dato qualche cannoniere per respingerlo. E non appena mi ha visto, se l'è scampata. E ha fatto anche bene, perché gli ho ammazzato 3 unità e lui per dentro non mi ha fatto nulla. Non so bene perché abbia tentato di distruggere quella torre, onestamente. Qua ho mosso un'unità anche per precauzione, ma come vedete lui continua a fare solo cavalleria. Sì, con più alloggiamenti e più aree di tiro con l'arco mi sarei facilitato molto di più il lavoro, a mio parere. Di scuderini avevo abbastanza, una decina di cavalieri per. Tra l'altro c'erano anche i lancieri di fuoco, da fuoco. Sono da cavallo, no. No, perché sono di Astia Song, quindi il lanciere da fuoco avrei dovuto fare da Yuan. Da Yuan, no Yuan, Yuan penso si dica. Qui lui è un sacco. Guardate lui, gli introiti che ha a livello di. Lui faceva 21 a botta con ogni mercante. Cioè, ok. Però comunque anche io avevo il mio oro, nel senso che ora ne producevo 844 al minuto. Avevo anche relativi pochi mercanti. Sebbene facessi 37 di oro l'uno. Qua ho costruito la meraviglia, quindi. Vedete qua comincia. Mi sono detto, per uscire non esco. Anche se non me la sentivo di uscire a combattere in campo aperto e andare all'attacco, all'offensiva. Mi sentivo abbastanza fiducioso dietro la mia muraglia e quindi mi sono detto a sto punto provo di. Non posso uscire fuori per i luoghi sacri, provo a vincerla con la meraviglia. E di conseguenza costringere lui ad attaccare, cioè lui avrebbe avuto 15 minuti di tempo e avevo i muri, le mura anche vicino a dei luoghi sacri, quindi lui non avrebbe neanche potuto conquistare i luoghi sacri con facilità e soprattutto tenerli, difenderli. Ora penso che si sta muovendo. Con qualche fante l'ha fatto sto giro. Anche se veramente pochi. Cosa abbiamo qui? Trabucchi. Solo trabucchi, niente manga in sto giro. Ok, forse si è detto con i cannonieri sto tizio mi fa fuori i trabucchi in nulla. O i manga in nulla. Tanto vale provare a distruggere a distanza le mura. Non lo so. Sto cercando di capire il suo ragionamento. Qua sto costruendo una palizzata in legno per sicurezza. Almeno per proteggere la rotta, o comunque costringere lui o a perdere tempo a distruggere il muro, o comunque a andare da questa parte, no? Per incanalarlo all'interno di questo checkpoint. Qui no, però visto il suo assedio, ho cominciato a muovere questi abitanti per riparare le mura. Vedete, qui c'è l'icona di riparazione. Oh, praticamente c'è una ricerca dei cinesi che ci permette di riparare le mura vicino a degli avamposti o delle torri di pietra. Che è molto utile, ti parla tipo 20 di vita al secondo, una cosa del genere. Comunque mi stavo preparando perché mi aspettavo sfondasse prima o poi. Forse da qui riesco anche a prenderlo per i cannonieri, veniamo. Sì. Gli ho fatto fuori due trabucchi così. Qua probabilmente è stata una sua disattenzione. Tre trabucchi addirittura. Ha perso anche un 7-8 arciere a cavallo. Qui lui ha felato. Cioè, aveva 6 trabucchi, ne ho fatti fuori 4 stando sul muro. Cioè, lui probabilmente qui non si è reso contro mentre gente gestiva magari la base o altre cose.
In ogni modo qui ho mandato tipo 30.000 persone, che tanto mi sono detto la meraviglia ce l'ho. Produzione ne ho. Anche se l'oro qui, un bel po' di oro ci stava ancora. Probabilmente, cioè, 639 sono dei mercanti, probabile. Comunque non avevo bisogno di troppe risorse in questo momento. Delle truppe di difesa le avevo. Anche se con un bel po' di popolazione ancora a disposizione, avevo dovuto continuare a reclutare. In realtà stavo ancora reclutando, quindi ho ancora risorse, in più sto ancora reclutando, quindi l'esercito per difendere c'era. Le mura di protezione le avevo, il muro pure. Non ho fatto alta artiglieria però, quello no, non ho fatto alta artiglieria, allora probabilmente è stato un errore. O chissà cosa avevo in testa in quel momento durante la partita. In ogni modo, in questo momento ho un bel po' di fanteria, avete un sacco di picchieri. Soprattutto perché avevo visto che aveva ancora soltanto cavalleria. Però addirittura lui sta provando con un ariete. Comunque tanti picchieri, tanti cannonieri. Solita stessa. Praticamente, secondo me lui un errore che ha fatto è non cambiare mai approccio. Ha continuato, ha provato, ha continuato con la cavalleria pesante e quant'altro. Certo, nell'attacco precedente ci ha fatto fuori tutte le unità. Quello sì. Però non lo so. Fossi stato in lui forse avrei provato qualcosa di diverso, ecco, insomma. Però non è semplice essere l'attaccante, soprattutto contro le mura cinesi, e sono quasi 10.000 HP. Non so se le altre civiltà possono arrivare. No, sicuramente no, perché le altre civiltà non hanno, non hanno il corpo di guardia, che aumenta la salute delle mura di pietra e dei cancelli del 100%, quindi, cioè, è abbastanza indecente. Diciamo che con le mura con tanta vita e tipo 20 abitanti pronti a riparare, si rallenta parecchio l'avanzata nemica, insomma. Qui forse avrei dovuto muovere questa unità qui, o metterle qui nel mezzo. Sarebbe stato appunto quel cannoniere, avrei fatto qualche kill. Io continuo ad assediare qui col trabucco. Sto cercando di far fuori le torri. Non solo, in realtà anche il cancello. Io qua mi sono detto nel frattempo raccolgo legna e sto vicino nel caso serve una riparazione. Qua sto muovendo delle truppe delle fanterie leggere sul muro. Avevo visto arrivare l'ariete, il raggio è abbastanza ampio, quindi sapevo che i cannonieri avevano fatto, avevo distrutto l'ariete in poco tempo, quindi non ero preoccupato da quel punto di vista. Non sono velocissimi, vabbè che sono anche pochi, però comunque fanno parecchi danni, nel frattempo sto riparando, quindi zero problemi, ecco. Infatti qua mi sono accorto che forse non era abbastanza, mi sono detto muovo un'altra decina di cannonieri sul muro che non si sa mai. E la rete non c'è più. Quindi nel frattempo, ah sì, mi sono perso sta parte, ovviamente mi sono detto, lui ha tutto l'esercito qui, provo una sortita con della cavalleria. Sapevo lui avesse qui dei cittadini, ne ho ammazzato qualcuno, ma perché grazie a questa abilità col palazzo reale riusciamo a vedere la posizione di tutti i cittadini nemici nella mappa. Quindi avevo usato quell'abilità, mi sono detto proprio una sortita, cerco di interrompere un po' la sua produzione, comunque di distrarlo. E comunque lui gran parte dell'armata l'aveva impegnata da questo lato. Di conseguenza lui non avrebbe potuto assediare. Sapendo la posizione dei due gruppi dell'esercito nemico, sapevo che lui qua non l'avrebbe assaltato in tempi brevi. E il problema è suo, perché la meraviglia è qui e lui praticamente è una corsa contro il tempo, sostanzialmente. Lui è costretto ad attaccare. In questo momento non devo fare altro che prendere tempo. Il piano B sarebbe stato quello di costruire altre mura di pietra qui dietro di legno, in modo tale da rallentarlo fino alla vittoria. Quindi il piano B c'era. Quindi era già tutto organizzato, insomma. Aggiunto anche il limite di popolazione. Brutto vizio che ho io di distrarmi. Queste unità avrei dovuto muoverle qui con il resto dell'esercito, essere pronto a muovere tutto quanto in caso di necessità. Ok, ora lui sta muovendo il resto della sua horda verso nord, diciamo. A livello di risorse come siamo messi? Cioè, lui mi sta sfondando a livello di risorse, però diciamo il truppo che può fare sono quelle, insomma. Io con queste risorse ne ho abbastanza da mantenere una produzione costante di unità a prescindere, quindi dal punto di vista non era un problema ancora una volta. Il Khan. Okay.
Ovviamente, vedendo le mie truppe lì, ho deciso di attaccare questo muro. Però ero pronto con la fanteria per bloccarlo. E i nidi d'ape erano qui sul fianco, pronti a sparare. Che poi in realtà non ha fatto una mazza. Ah, ha messo le 10 truppe nella rete, ok. Anche sto giro la rete ha fatto una brutta fine in poco tempo. Sto trovando altre truppe al muro per difendere il cancello. Altra rete distrutto. E per adesso è stata tiro a piattello. Anche se queste truppe sono salite, non so bene con cosa. Anche durante la partita non l'ho ben capito. Forse la torre danneggiata. Boh. Non l'ho ben capita sta cosa. Fatto sta che ancora una volta ha fallito l'assalto. Almeno per ora. Ancora un esercito gigantesco là fuori. Però vediamo cosa sta preparando. Sta arrivando con altri mangani. E i mangani per uccidere le truppe sulle mura possono essere utili effettivamente. Qui per il rotto della cuffia sono riuscito a salvare la torre in fiamme tra l'altro. Bello, mi la arriva quasi quasi lì a quel 50 HP. Io continuo a ripararla e non riesce a buttarla giù. Avevo la riparazione giusta per non far andare giù quella torre praticamente. Pazzesco. Più la riparazione dell'abilità passiva ovviamente. Questo è arrivato mangani. Ok, con mangani sicuramente mi ha sfondato tutto, purtroppo. Guardate, me la do a gambe levate con le truppe perché sì. Qua non so perché non ho mosso le truppe, perché sono stupido io. Però sì, qua diciamo ho perso qualche cannoniere inutilmente proprio. Notare come lui i danni me li ha fatti, cioè io la vedete ho perso tutta la mia fanteria, la mia cavalleria. Però grazie all'artiglieria e ai cannonieri riuscivo sempre a contrastarlo. Ecco qui sto facendo, finendo di distruggere i suoi mangani e quant'altro. E lui in questo momento veramente poco tempo a disposizione, tipo 5 minuti, quindi 5 minuti di tempo e deve ricostruirsi l'esercito, quindi soltanto reclutare l'esercito di nuovo praticamente ci piegherà 4 minuti 5, non lo so. Quindi penso quello fosse stato il suo ultimo assalto. Qui c'è un suo nuovo storico che distruggo. Che questo tipo. Qualcuno sta nelle vicinanze corruttare. Guarda, ricevuto unità danneggiate vicine. Fornisce bonus 25% d'attacco. Ecco. Però sì, qua noi nel frattempo stiamo già reclutando di nuovo. In realtà, sì, stiamo già reclutando. Però ci metteremo un po'. Però qui ero fiducioso perché 5 minuti rimanenti. Lui. Mentre con. Cioè. Il problema suo è questo, vedete? Mentre stai combattendo, quante risorse hai? Hai tutte queste risorse. Perché non stai reclutando nel frattempo? Cioè, vedete, anche qui sono ferme, non fare nulla gli edifici, cioè. Lui ha dovuto mantenere una costante. Un costante reclutamento di truppe, secondo me. Ma mi ha messo molto più in difficoltà, perché avessi messo molta più pressione, soprattutto perché stai correndo contro il tempo. Avresti dovuto farlo, a prescindere. Qui abbiamo qualche cittadino che ha finito di raccogliere legna e quant'altro, distrazioni varie. Però vedete, io ho già un esercito più grande del suo, praticamente. E comunque avevo perso tutta l'armata. Gli unici che erano rimasti erano i cannonieri e qualche balestriere, niente di più. Questo è un interiore fortezza, visto che effettivamente ho fortificato tanto questo lato.
Però poi è brutto visto di trascurare le altre zone. Infatti adesso sto costruendo la fortezza, mi sono detto, ok, qui mi ha quasi sfondato, metto una fortezza, visto che mancano pochi minuti alla vittoria per la meraviglia, con la meraviglia, in modo tale da rallentarlo. E appunto, comunque, le fortezze, abbiamo visto che le fortezze con i cannoni a mano cinesi fanno male cane, quindi sicuramente ne valeva la pena, insomma. Tra l'altro, un altro bonus dei cinesi molto figo è che costruiscono molto più velocemente rispetto alle altre civiltà. Quindi costruire un muro di pietra, una fortezza, anche con 3-4 cittadini e basta, ci si mette veramente poco. Qua lui sta dando l'ultimo assalto con bombarde e dei mangani. Bombarda comunque penso per le mura e basta, perché è sprecata contro la fanteria, immagino. Anche lui sta preparando dei cannonieri adesso. 42 sui cannonieri. I miei dovrebbero essere più potenti. 50, decisamente più potenti a livello di danni. Anche a livello di vita, no. 42, 32. 50. I miei hanno molto più danno, però hanno meno corazza. E non penso si possa potenziare, ma forse io ho fatto meno al fabbro. Lui probabilmente ha ricercato molto di più a fabbro. Ce l'hai un fabbro, amico mio? Sì, ha ricercato al fabbro qualcosa in più. Ok. Ecco l'ultimo assedio. Sta attaccando voi le fortezze. Ah, anche felice perché sta attaccando voi il muro, qui, tra l'altro. Sebbene non avessi truppe sulle mura, ma comunque non avrebbero avuto probabilmente la gittata necessaria, insomma. Anche l'ispiratore nella mischia, sì. Il danno d'aria, mamma mia. Devasto. Le bombarde effettivamente fanno male, devo dire. Però sì, diciamo, anche in questo caso avevo difeso, quindi ho vinto comunque, avrei rifatto un altro esercito e quant'altro. Non so, forse lui avrebbe dovuto fare qualcosa di diverso dai cavalieri, non lo so. Comunque ragazzi, spero vi siate divertiti nel guardare questa ora praticamente di muraglia cinese. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!